Signore e signori, gentile pubblico, buonasera a tutti e ben ritrovati per la 49esima edizione di Voci Nostre, il festival di canzoni per l'infanzia dell'Unione Italiana. Finalmente, questa edizione è un po' particolare come potete vedere, ma finalmente quest'anno sono da sola. Il timone è tutto nelle mie mani, non c'è nessuno a disturbarmi e sarò. Jessica, non ti lascio da sola, sono qua! No! Un saluto cari telespettatori, eccoci di nuovo qua. È un piacere per me essere di nuovo al timone del Festival di Canzoni per l'Infanzia, Voci Nostre. Manifestazione organizzata dall'Unione Italiana e dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e dal Consiglio per le Minoranze della Repubblica di Croazia. Manifestazione che è giunta all'edizione numero 49, un'edizione anomala sui generis. Eh beh, è un'edizione davvero anomala, ma che non ci ha fermati, quindi non siamo con voi in diretta o come si dice live, ma non ci siamo fermati. E non ha fermato per fortuna nemmeno la creatività degli autori, dei musicisti, dei parolieri connazionali e la volontà di maestri, insegnanti, docenti che hanno preparato i piccoli cantanti di questa kermesse, i veri protagonisti di questa manifestazione. E dunque, Voci Nostre c'è anche quest'anno. C'è e vi spieghiamo ora subito come funziona. Dunque, i nostri piccoli cantanti non saranno qui con noi, naturalmente, ma hanno fatto, anzi hanno eseguito le loro canzoni in altra sede. Sono stati ripresi, registrati e noi guarderemo e ascolteremo questi video. Insomma, Jessica, un po' come in TV, noi siamo due famosissimi VJ. Capito, Mattia? Noi entreremo nella storia. No, Beh, a parte che siamo già nella storia, ma... ma entreremo con questa edizione di Voci Nostre, entreremo nella storia, perché tu immagina tra 50 anni, quando il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno farà una ricerca sulla storia della manifestazione di musica per l'infanzia dell'Unione Italiana, parleranno di questa edizione dell'epidemia, parleranno di noi due che abbiamo presentato tutto registrato in camera. Dobbiamo fare delle foto, dobbiamo fare delle foto del backstage. Poi voi storici la dovete mettere le foto, quindi facciamo un Vai, selfie vai, delle fai un foto. selfie, che va tanto di moda. Guarda. Accendi bene. Poi lo pubblichiamo, Perfetto, poi lo sì, certo, pubblichiamo. Instagram Bene. e Facebook. Comunque, dobbiamo iniziare perché comunque quest'anno abbiamo ben 12 canzoni in gara, quindi c'è molto lavoro. E naturalmente le nostre canzoni sono giudicate dalla giuria degli esperti. Sono giudicate dalla giuria degli esperti, non c'è il premio simpatia, questo lo diciamo, però
Non c'è la giuria, simpatia, in realtà il premio ci sarà perché sarete proprio voi con i vostri like, con i vostri mi piace a decretare, una volta messa in onda, una volta che avete visto questa edizione di Voci Nostre ovviamente, la canzone vincitrice. Iniziamo dopo tutte queste informazioni qua ormai? Iniziamo Jessica, dai. Certo. Chi inizia? Inizio io dunque, vai. Vado io, quelli per i miei, quelli che rompono, ma sono video, sono proprio videoclip bellissime. Allora, i primi due mini cantanti che cantano, che sentiremo, sono Chiara Barbieri e Eric Paulettic e arrivano dalla comunità degli italiani di Valle e sono stati preparati dalla maestra Romana Paretic. E devi dire il titolo e gli autori. Come... Ah, sì, sì, scusa, scusate. Dunque... Di Valmer Kusma e Gianni Signorelli è una festa alla vita. Il mondo si sveglia e intorno il sole ti dice buongiorno. Ai tuoi occhi di tanti colori, ma che gioia il profumo dei fiori. Proprio vero, sai, è proprio una festa la vita, una gioia. Bisogna sempre vedere il lato positivo, perché dopo la pioggia arriva sempre il sole. Che poetica, Jessica, davvero. La prossima canzone, invece, parla di un'amicizia speciale, anzi, di un amico speciale. Il suo nome è Gucci e arriva addirittura da Milano. Ed è un cane artista. No, ma scusa, che nome è Gucci? Chi è che dà al suo cane il nome Gucci? Jessica, scusa, parli tu che il tuo cane hai dato il nome di Pirlo? Sì, è vero, sto zitta. Appunto, lasciamo stare. E lasciamo invece cantare Elena Bosaz, che arriva dalla comunità degli italiani di Sissano e che è stata preparata dalla maestra Anna De Begliuch. Di Nadia Signorelli e Gianni Signorelli, il mio amico Gucci. Volevo un amico per giocare, volevo un amico da amare. L'amicizia è una gran cosa, l'amicizia
aspetta l'applauso e si sente in passerella. Volevo un amico per giocare, volevo un amico da amare. L'amicizia è una gran cosa, l'amicizia è un dono vero, l'amicizia è una strada, è uno scrigno del mistero. Non è un cane da caccia, non è un cane da pesca, ascolta musica, Gucci è un artista. Lui è un amico per giocare, lui è un amico da amare. L'amicizia è una gran cosa, l'amicizia è un dono vero, l'amicizia è una strada, è uno scrigno del mistero. Volevo un amico per giocare, volevo un amico da amare. L'amicizia è una gran cosa, l'amicizia è un dono vero, l'amicizia è una strada, è uno scrigno del mistero. L'amicizia è una gran cosa, l'amicizia è un dono vero, l'amicizia è una strada, è uno scrigno del mistero. Ma quanto è carino Gucci, è carino, carino, carino. Chissà poi se è un Gucci originale. Vabbè dai, lasciamo stare e parliamo della prossima canzone che ha per tema un altro animaletto, piccolino piccolino. Ma di un fastidioso. Ma non è vero, dai. La protagonista della prossima canzone non è così fastidiosa come dici tu. È davvero molto simpatica. Come simpatico e bravo il piccolo Mael Cadenaro, il mini cantante che arriva dalla comunità degli italiani di Verteneglio e che è stato preparato dalla maestra Dionea Sirotic. Io presento la canzone, vai. Ok? Di Anna Francesconi, La Zanzara. E no, non ho sbagliato, avete sentito bene. La Zanzara. Dove freddo fa, sembra strano ma in questa città il sole non ci sta e tanto freddo fa. Io mi chiamo Sara, a me piace il sole, per tutta l'estate fatemi cantare. Io mi chiamo Sara, sono una zanzara e quando forse ti pungerò.
Senti Jessica, ma ti rendi conto che occasione speciale? Siamo in TV, ma sai quante cose potremmo fare, realizzare, pensare? Infatti, io avevo chiesto di migliorarti un po' con gli effetti speciali, ma mi hanno detto che costava troppo e l'Unione Italiana non ha tutti questi soldi. Simpatica, sì Jessica, sei davvero simpatica. Dovrebbero fare una legge apposita per te. Jessica potrà uscire solo a Natale. Perché, scusa? Come perché? Perché a Natale siamo tutti più buoni, siamo tutti più altruisti. E lo sanno bene, sai chi? Chi? Lo sanno bene Gloria Drndic e Gloria Borsani e la loro insegnante Sara Salvi della comunità degli italiani di Rovigno. E allora sentiamole con una canzone che è giusta giusta per l'occasione di Sara Salvi, È Natale. Parliamo di musica, anzi di strumenti, anzi di uno strumento in particolare, la crazzola. La cosa? La crazzola. Non so cosa sia, non ne ho mai sentito parlare. E certo, perché tu sei di Gallesano, se tu fossi di Buie invece avresti sentito parlare della crazzola, ma amico, non è mai troppo tardi nella vita per imparare e se tu non sai cosa sia la crazzola, te lo canta adesso Cindy Belaz, la mini cantante della comunità degli italiani di Buie, preparata dalla maestra Chiara Bonetti. Beh, sono proprio curioso. Di Bruna Alessio Clemens e Lean Clemens, La Crazzola. Ho un problema che mi tormenta
devo risolverlo, ma mi spaventa uno strumento, ahimè devo studiare, se nella banda io voglio suonare. Per il trombone son troppo piccolo, per l'ottavino non ho passione, con il tamburo si potrebbe fare, ma ce n'è strano, il pianoforte ci potrebbe stare, ma con la banda non lo puoi portare. Io suonerò la crazzola, la mia passione Beh, ma allora adesso è chiaro, ma potevi dirmelo che si trattava di una raganella, ovvero di quello che a Venezia chiamano trick track, che tra l'altro veniva usato durante la settimana santa nel venerdì del battiscuro. Dei poveri, non siamo a Super Quark, siamo a Voci Nostre, su! E andiamo invece a presentare la prossima canzone in gara, piuttosto di filosofare qua. Beh, hai ragione, è vero. E allora ecco a voi Charlène Vigintin e Noemi Puzzer, che arrivano direttamente dalla comunità degli italiani di Capodistria e che sono state preparate dal loro maestro Edoardo Milani. Gli autori della sesta canzone in gara sono Melissa Ugolini Orlando e Luca Laganis Lux. Il titolo della canzone invece è La bellissima natura. Profumi e
Che bella la canzone appena sentita, Jessica? Mm-hmm. Proprio viene voglia di fare una passeggiata nella natura, eh? Che ne dici? Qualunque strada sceglierai, noi non ci perderemo mai, perché con un amico come te è favoloso vivere. Jessica, sono commosso da queste tue bellissime parole, non so cosa dire. Non sono mie, sono le parole della prossima canzone e ce le cantano Stacy Ritoscia e Natalie Lubiana della comunità degli italiani di Visinada, che sono state preparate dalla maestra Diana Bernovic-Sirotic. Quindi non erano per me? No. E io cosa dovrei dire adesso? Gli autori e il titolo della canzone. Sì, scusa, hai ragione. Di Patrick Sirotic e Diana Bernovic-Sirotic, Il viaggio dell'amicizia. Vieni con me a scoprire un mondo che ci farà sognare, respirare aria di libertà. Andiamo dai, si uniti più che mai, passo dopo passo la fiducia sempre ci guiderà. Se ci sarai io ci sarò, in questo viaggio splendido noi scopriremo insieme un percorso magico. Abbraccio, un sorriso e tutto passerà. Insieme noi siamo forti, tu lo sai. Noi amici siamo, ci aiutiamo con sincerità. Se ci sarai, io ci sarò in questo. Dai, a me puoi dirlo. Che cosa? Dai, ammettilo. Ce l'avevano tutti quando erano piccoli, anche tu ce l'avevi. Ma di cosa stai parlando? Dai. Jessica, siamo in onda. Salve. No, è che mentre andava il video della canzone di prima, io stavo chiedendo a Mattia se quando lui era piccolo aveva un amico immaginario. Dai, su. No, ma che amico immaginario? Ma di cosa parli? Ma dai, ma non mica devi vergognarti. Tutti abbiamo avuto un amico immaginario quando eravamo piccoli. Io ce l'avevo anche quando ero un po' più grande. E poi sai, avevo un amico che aveva un amico immaginario. E il mio amico immaginario, l'amico immaginario del mio amico, hanno fatto amicizia. Sono diventati amici. Migliori amici immaginari, pensa un po'. Perfetto. Guarda. Anche la mini cantante che arriva adesso, Michelle Božičković, e arriva dalla comunità degli italiani di Salvore, ha un amico immaginario. Chissà, forse ce l'ha anche la sua maestra, Iva Tonello. Non lo so, forse lo scopriamo con la prossima canzone di Maida Sushel, Il mio amico immaginario.
è, ma chi è? Mi fa sorriso, guardo il suo viso. Ma chi è, ma chi è, ma chi è? Corre veloce come una freccia e poi sparisce senza traccia. Lascia un segno dietro sé e resto sola, sola, sola. Sola, sola, sola. Il mio amico immaginario ora fa parte del mio diario. Saremo amici non per sempre, per sempre. Ma chi è? Mi fa sorriso, guardo il suo viso. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Corre veloce come una freccia e poi sparisce senza traccia. Lascia un segno dietro sé e resto sola, sola, sola. Sola, sola, sola. Il mio amico immaginario ora fa parte del Ma secondo te, no? Qual è il profilo migliore in TV? Profilo destro o profilo sinistro? Aspetta. Sinistro. Così. Basso, basso. Manteniamo un profilo basso, che è meglio, Jessica, dai. Ma cosa vuol dire manteniamo un profilo basso? No, dobbiamo andare in alto, dobbiamo volare, dobbiamo toccare il cielo, guarda. Beh, con quest'anno anomalo, veramente, ecco, viaggiare non è stato possibile. Mm-hmm. Ma almeno possiamo viaggiare con la prossima canzone. Mm? E sai chi ce la canta? No, chi? Come non lo sai? Ce la cantano Alexandra Litzul e Zara Miletic dalla comunità degli italiani di Albona. E sono state preparate dalla maestra Sabrina Stenberga Vidak. Di Nicole Vidak, Il cielo sulla carta. Sinistro. Basso. Basso. Come un gatto.
meno male che abbiamo ancora la fantasia, Mattia, perché in questo periodo surreale nel quale stiamo vivendo ci hanno tolto tutto, non si può viaggiare, non si può far festa, non ci si può abbracciare, non si può ballare, niente, almeno ecco la fantasia ce l'hanno lasciata, quella non ce l'hanno tolta. Dici bene, Jessica, noi ballare non possiamo, ma possiamo far ballare i nostri pensieri. Wow. Bella questa. Ti piace? Sì, potresti scrivere una canzone. Guarda, dici? Bello. Sì. Ah, non ce n'è bisogno, cara. Perché? Perché un testo esiste già. Ah! Sì. Ah, e ce lo canterà Leona Stemberga della Comunità degli Italiani di Monpaderno, preparata dalla maestra Sabrina Stemberga Vidak. De novo. Vuoi sapere chi è l'autrice? Sì, io, anche gli spettatori. Ah, Nicole Vidak. De novo. Ah, va bene, annuncia. Di Nicole Vidak, Il ballo dei pensieri. Stiamo avvicinando alla fine di questa edizione di Voci Nostre, 49esima edizione. Mancano infatti ancora due brani, Mattia, alla fine. Quindi, cosa fare? Direi che possiamo annunciare il prossimo brano, no? Che ne dici? Così non va. Perché? Cosa fa? Cosa ho detto? Sbagliato? Ho detto qualcosa che non va. No, scusa Jessica, è che stavo pensando proprio al prossimo brano. Ah. La prossima canzone che cantano Matteo Visintin e Sara Pocekai della Comunità degli Italiani di Umago.
E sai chi li ha preparati? La maestra. Maura Milos. Ah, vedi. Beh, la prossima canzone ci porta a una riflessione su tutto quello che non va e su quello che dovremmo migliorare noi esseri umani nel rapporto con mamma natura. Giusto. Di Maura Milos, Teo Biloslavo e Edi Acquavita, Così non va. Possono fare tanto di più. Virus e batteri contaminano, infettano, distruggono, ci annientano, ci fan tanta paura. Fiumi con detersivi, boschi smantellati, ghiacciai immagini. Salvare il nostro pianeta, questa è la nostra meta, aiutare la natura avendone più cura, la nostra bella voce andrà molto lontano, ti prego caro amico, dai anche tu una mano. Ultima canzone in gara, Mattia. Torniamo nel mondo della natura, nel mondo degli animali. Uh-huh. Vabbè, là, qua tu giochi in casa, presenta tu, dai. Giusto, gioco in casa perché? Perché i prossimi mini cantanti arrivano dalla comunità degli italiani di Gallesano. Esatto, sono Chiara e Tea Leonardelli, preparate dalla maestra Lorena Moscarda. E ci faranno conoscere un piccolo tasso molto affamato di Lino Capolicchio e Edi Acquavita, Tassino, il tasso piccolino. Si alza sulle zampe.
insieme a Mina. Ogni mattina per te canterò. Grazie, grazie mammina. Ogni mattina per te canterò. Grazie, grazie mammina. Ogni mattina per te canterò. Grazie, grazie mammina. Ogni mattina canterò. Tassino, tassino, vuoto il pancino, ma presto mamma lo riempirà. Riempito il suo pancino, tutto felice canta così. È giunta l'ora di fare la pappa, piange, gemme tassino, il tasso piccolino che solo così. Grazie, grazie mammina, ogni mattina per te canterò. Grazie, grazie mammina, ogni mattina per te canterò. Grazie, grazie mammina, ogni mattina per te canterò. Grazie, grazie mammina. Questa era l'ultima canzone in gara. E anche l'ultimo video. Però dobbiamo dirlo un attimo, quanto sono stati bravi questi mini cantanti. Perché va bene, è vero, è un'edizione anomala. Quest'anno non hanno dovuto affrontare il pubblico, cantare dal vivo col numeroso pubblico ai loro piedi. Però diciamolo, anche cantare davanti alla telecamera mette un po' di soggezione. Sono stati tutti veramente bravi, bravi, bravi. Bravi i mini cantanti, ma bravo anche il coretto, il nostro coretto, che è stato preparato dal maestro Teo Biloslavo. E diciamo anche chi è che fa parte del coretto, io lo leggo così non dimentico nessuno. Del coretto fanno parte Sara Gelimorski, Gemma Lakosheliac-Preden, Emma Kreitzer, Mari Kreitzer, Ea Maria Zerovac, Lana Gaborov e Letizia Sironic. Brave! E prima di svelarvi i nomi dei vincitori, dobbiamo naturalmente ricordare e ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa edizione così particolare. Particolare, sì, hai ragione. Allora, ringraziamo e ricordiamo che gli arrangiamenti dei brani che abbiamo sentito sono stati curati da Leonardo Clemens. Grazie a lui, grazie anche allo studio Triban che ha registrato i bambini, ha registrato le canzoni, grazie all'Università Popolare Aperta di Buie che ha concesso gli spazi dove realizzare il tutto. E poi un grazie ovviamente va alla Medvid che ha realizzato la trasmissione, ha fatto gli spot, i video, il montaggio, l'editing, insomma tutto quanto. Ragazzi, siete stati perfetti. Diglielo. Però ecco un consiglio, lo dico, no? L'anno prossimo, come dire, esagerate un po' con gli effetti speciali, così poi Mattia mi somiglia almeno un pochinino a Brad Pitt. Jessica, la smettiamo con sta storia? Vabbè, vai. Vogliamo continuare? Sì, continuiamo, concentriamoci anche perché stiamo per arrivare al momento clou di tutta la trasmissione, ovvero scoprire quali sono le canzoni vincitrici. Dobbiamo anche dire, Mattia, certo, io sto cercando tra i fogli così non perdo vai il filo, che quest'anno non c'è il premio simpatia, almeno non c'è adesso il premio simpatia, ma ci sarà e sarete proprio voi, lo ricordiamo, a decretare la canzone vincitrice in base ai vostri like, perché subito dopo la messa in onda della trasmissione sarà possibile guardare su Facebook, sulla pagina Voci Nostre di Facebook, gli spot, i video spot delle canzoni
e voi, mettendo i vostri like, voterete quella che vi piace di più. Dunque, signori, votate, likeate, twittate, followate, condividete, come si dice? Continuiamo! Vabbè, non risparmiatevi, ecco, votate, 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 votate! Ci sono invece i premi della giuria degli esperti. La commissione quest'anno era composta da Tiziana Dabovic, Ileana Pavletic-Perosa, Anna Ciuic-Tankovic, Sanin Sankovic e Gianfranco Stancic. I nostri esperti hanno ascoltato attentamente tutte le canzoni, analizzato musiche, testi, interpretazione e decretato quali sono, delle 12 canzoni in gara, i tre brani che si sono aggiudicati i premi. E iniziamo con il... Beh, col gradino più basso del podio, con il terzo premio, ecco. Diciamo che quest'anno la giuria si è riunita separata. Certo, come sempre. Allora, no, Covid, mascherine, certo, tutto, certo, quanto. A distanza, ma hanno lavorato loro, non come noi che invece, ecco. Allora, premiazioni. Cominciamo con il terzo premio. Ad aggiudicarsi il terzo premio della 49esima edizione di Voci Nostre è la canzone È Natale di Sara Salvi, interpretata da Gloria Derndich e Gloria Borsani della Comunità degli Italiani di Rovigno. Bene, questo è il terzo posto, mentre il secondo premio va invece al brano La Zanzara di Anna Francesconi e cantata da Mael Cadenaro della Comunità degli Italiani di Verteneglio. Siamo arrivati anche al momento più atteso. Esatto, rullo di tamburi. Ce l'hai il tamburo? No, no. Un tamburino. Vabbè. Ma no, non ci aiuta. No. Allora, sei pronto? Sei emozionato? Dai. Dai, vediamo. Vince la 49esima edizione di Voci Nostre la canzone... Vai, vai, dillo tu, dillo tu. La Crazzola di Bruna Alessio Clemens e Leonardo Clemens, interpretata da Cindy Bellaz della Comunità degli Italiani di Buie. Esatto, e noi naturalmente vi faremo ascoltare, ovvero riascoltare, la canzone vincitrice, ma prima di ciò permetteteci ancora una volta di salutare tutti voi. Tutti voi che ci avete seguito e di darvi appuntamento all'anno prossimo. Speriamo che potremo essere tutti insieme, senza distanze, senza mascherine, tutti dal vivo per celebrare in grande stile il 50esimo anniversario, la 50esima edizione di Voci Nostre, il festival della canzone per l'infanzia della nostra comunità nazionale. E nel frattempo, buon proseguimento di serata, mi raccomando. Buone feste, possiamo. Certo, buone feste, tanti auguri e rimanete positivi. Ecco, no, questo magari era meglio non dirlo. Ah, già, forse era meglio di no. Ciao a tutti. Ciao. Ho un problema che mi tormenta. Devo risolverlo, ma mi spaventa. Uno strumento, ahimè, devo studiare. Se nella banda io voglio suonare. Per il trombone son troppo piccolo, per l'ottavino non ho passione. Con il tamburo si potrebbe fare, ma ce n'è uno che mi fa sognare. Suonerò la crazzola, la mia passione è...
faccio sempre la mia bella figura. Il clarinetto è assai difficile, il corno inglese è proprio strano, il pianoforte ci potrebbe stare, ma con la banda non lo puoi portare. Io suonerò la crazzola, passione unica, allegra e sta simpatica, ma come fa? La crazzola fa crac 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 crac, la solo della crazzola, questa sì che è musica, con una nota sola, ne re re mi ne fa, la crazzola fa crac 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 crac. Mi piace la suonerò la crazzola, la mia passione unica, allegra e sia simpatica, ma come fa? La crazzola fa crac 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 crac, la solo della crazzola, questa sì che è musica, con una nota sola, ne re re mi ne fa, la crazzola fa crac 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 crac. Oh, boh, finita anche questa, dai. Non stare alla telecamera. Sì, ma dove sei sera qua? Aspetta, che botta bisogna fraccare? Qua su. Questo? Questo. Ale, fraccati. Vado. Fracca. Ecco, fatto.